Ok, sto per partire, la vedete probabilmente prima voi. Ok, direi che siamo in diretta e quindi controllo solo un secondo per essere certo, ma credo di sì. Siamo già in diretta su Facebook, esattamente. Quindi buonasera a tutti e benvenuti alla undicesima serata di questo ciclo che abbiamo voluto chiamare Riflessioni in Comune, che è iniziato ormai nel giorno della memoria e che poi è proseguito ogni giovedì sostanzialmente e che andrà avanti fino alla fine di maggio, perché abbiamo deciso di inaugurare questo ciclo organizzato dal Comune di Lodi per un motivo molto semplice, anzi per due. Il primo perché abbiamo cercato di fare anche col Comune di Lodi di necessità virtù, perché crediamo che in un momento in cui le occasioni di confronto pubblico, di presentazione di libri, di discussione e quindi di possibilità di affrontare tematiche legate all'attualità da ogni punto di vista in presenza e per motivi fisiologici e non dipendenti dalla nostra volontà impossibile, era giusto, doveroso invece proporre a chi ci vuole seguire con ogni mezzo e dovunque invece dei momenti appunto in cui questo confronto ci possa essere una modalità ovviamente legata alla tecnologia e quindi utilizzando lo strumento di tecnologia. E crediamo che ce ne sia un disperato bisogno. Abbiamo cercato e continueremo a farlo di coinvolgere relatori di assoluto livello, libri molto importanti che ci permettono di affrontare tematiche al centro del dibattito pubblico e con una certa, come dire, varietà. Abbiamo parlato di situazione economica, di geopolitica, di scienza, di arte, continueremo a farlo, ma abbiamo sulla scienza una focalizzazione particolare, perché crediamo che in un momento come questo sia importante in generale affrontare le fake news. E l'abbiamo già fatto con due eventi nell'ambito del ciclo dei nostri incontri. Il primo in cui c'era il direttore di Libero, ma soprattutto Dario Fertiglio, che ha scritto un libro sulle fake news nella storia, spiegando e dimostrandoci come le fake news non siano una caratteristica del nostro tempo, ma siano sempre esistite nella storia e per quanto paradossale possa essere, la tecnologia permette di scoprirle molto più facilmente e di contrastarle, oltre chiaramente come aspetto negativo, quella di potersi diffondere più velocemente possibile. Dopodiché abbiamo presentato anche il libro di Armando Massarenti e Antonietta Mira, che in qualche modo toccava anch'esso il tema che affrontiamo da un altro punto di vista questa sera, che era la pandemia dei dati, ecco il vaccino. Insieme a Armando Massarenti e Antonietta Mira c'era Gilberto Corbellini, insomma un divulgatore scientifico di livello straordinario, e ci ha introdotto appunto a questo tema nell'ambito della scienza. Questo libro invece che presentiamo questa sera, Cattivi Scienziati, con anche qui il sottotitolo che spesso è più efficace del titolo, La pandemia della malascienza di Enrico Bucci. Affrontiamo questo argomento, come dire, generale da un altro punto di vista ancora. Intanto ringrazio i relatori di questa sera e quindi l'autore, Enrico Bucci, che oltre che essere un straordinario divulgatore scientifico, è professore aggiunto alla Temple University di Filadelfia, il direttore Cerasa, Claudio Cerasa, direttore del Foglio, che finalmente siamo riusciti a intercettare nelle iniziative organizzate in questo caso dal Comune di Lodi, e il professor Michele De Luca, che anche lui per la prima volta è coinvolto in iniziative organizzate da me, ma anche dal Comune di Lodi, che è direttore del Centro di Medicina Rigenerativa dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Perché dicevo che affronta questo libro che secondo me potrebbe essere tranquillamente definito un piccolo classico? Perché? Perché è uscito 5 anni fa e l'autore ha voluto ripubblicarlo oggi e poi ci spiegherà anche perché. Perché io lo potrei, come dire, definire, io sono un ricossiano di ferro, per me Sergio Ricossi è uno dei punti di riferimento, mi è venuto in mente un libro di qualche anno fa, era il manuale di sopravvivenza per gli italiani onesti. Credo di poterlo definire, questo è un manuale di sopravvivenza per i ricercatori onesti e per i cittadini curiosi, nel senso che cosa fa l'autore nel volume? Agile, leggibile, come tutti i lavori di divulgazione scientifica fatti bene, possono essere affrontati anche da chi non ha competenze in merito, perché appunto il discutere e l'occuparsi di divulgazione scientifica presuppone la possibilità che possano essere affrontate tematiche come di questo tipo da chiunque e non dagli specialisti.
fa una cosa molto, molto semplice, fa una spiegazione dell'importanza, ma questo è fisiologico, ce lo si aspetta da un autore di questo livello e con il ruolo che ha, dell'importanza del metodo scientifico, dell'importanza del confronto, dell'evoluzione, del ruolo della scienza dal punto di vista sociale, popperianamente potrei definirla la falsificabilità, l'elogio della falsificabilità. Insomma, l'importanza che ci sia la ricerca, la scienza nell'evoluzione della civiltà e, come dire, come strumento di conoscenza e di aiuto poi per poter prendere delle decisioni, seguendo anche qui il motto einaudiano del conoscere per deliberare. Ma questo, come dire, è l'aspetto, diciamo, abbastanza prevedibile in un libro di questo tipo. Invece quello che fa strutturalmente l'autore in maniera, per quanto mi riguarda, inaspettata, è chiaramente spiegare che cosa sia la frode scientifica, che l'autore classifica sostanzialmente in quattro categorie: hoaxing, fording, dreaming e cooking, ovvero la mistificazione, cioè far passare per vero ciò che è falso, il fording, cioè asserzioni fondate su osservazioni mai avvenute, il terzo, il dreaming, cioè l'esclusione ingiustificata dai risultati di ciò che devia particolarmente alla media, e poi il cooking, il ricorso a pochi valori concordanti selezionati ad arte da un insieme più ampio per ottenere il risultato desiderato. E che cosa vuol dire? Questo uno dirà, oggettivamente queste sono pratiche che tendenzialmente sono da biasimare, da condannare, riprovevoli, ma non diffuse, no? I ciarlatani nella scienza, per le persone che mediamente hanno una fiducia nella scienza, come sottoscritto e come ancora oggi fortunatamente la stragrande maggioranza delle persone, dopo che questa parentesi di idiozia collettiva dei Novax, diciamo che è, si sta riducendo sempre di più, visto che siamo tutti in attesa di, come dire, di terminare il processo di vaccinazione complessiva, e quindi questa setta vera e propria oggi ha perso, come dire, potere di rilevanza sociale rispetto a qualche tempo fa. E invece, no, purtroppo leggendo il libro si capisce che queste pratiche sono messe in campo in maniera quasi fisiologica, e ne spiega appunto i meccanismi, come dire, con degli esempi pratici, specifici, facendo nomi e cognomi, e quindi, per chi si approccia alla lettura del libro, per esempio, esisteranno gli eroi che, se posso dire, negativi. Magari, la pronuncia non sarà corretta, ma ci provo. Si scoprirà Giuseppe Gioeni d'Angiò, si scoprirà Jean-Auguste Van Gogh, si scoprirà come si chiama, non lo trovo, ma lo scienziato coreano, eccetera. Insomma, ci saranno tanti esempi specifici di persone che hanno frodato deliberatamente e che sono stati fortunatamente scoperti. Ma leggendo il libro si capirà che la cosa davvero preoccupante è quasi non sconfiggibile, sono le frodi non ancora scoperte. Però, come tutti i libri, perlomeno quelli che piacciono, come piacciono a me, oltre che la pars destruens c'è la pars construens, e quindi non, leggendo il libro a metà ti assale una sorta di, poco dopo la metà ti assale una sorta di sconforto, perché sembra che anche in un ambito, come dire, come la scienza, in cui i profani danno per scontato che quando arrivano delle scoperte, quando arrivano delle pubblicazioni, quando arrivano la notorietà da parte degli scienziati, è perché si è superato il vaglio del confronto con la comunità scientifica, e quindi con la peer review, con gli esperimenti, il confronto, eccetera. E tutto ciò non avviene, quindi ti assale un po', come dire, smonta quelle certezze che avevi dato per scontato, quasi come se fosse una sorta di fisiologica impossibilità, grazie all'esplosione straordinaria, perché la tecnologia, come al solito, produce pro e contro. Il contro è l'esplosione straordinaria di pubblicazioni scientifiche, e quindi l'impossibilità rispetto al passato di un controllo puntuale, grazie anche a una verifica e al dibattito scientifico fatto direttamente su ogni singola pubblicazione. Dopodiché, fortunatamente, come sempre accade, c'è la soluzione, e quindi ce l'esporrà chiaramente l'autore direttamente nel corso della serata. Ma insomma, perché quello che si tende a dimenticare è che cosa produce questa mancata fiducia nella scienza. E solo sostanzialmente l'autore ne identifica quattro: la perdita della possibilità di avere una fonte attendibile di dati per prendere decisioni di ogni tipo, perché ovviamente se c'è un'esplosione di frodi scientifiche, ovviamente si perde credibilità, la possibilità di avere dei dati per cui poi i decisori che dovrebbero prendere decisioni al posto e supportati dagli scienziati e non delegare le decisioni agli scienziati, ma quello
quindi ci sarà occasione per trattarlo più avanti, ma appunto se i dati sono falsificati, sono frodi, diventa, come dire, questo strumento non diventa più utile per la decisione politica. La perdita di fiducia dei ricercatori tra di loro, la perdita di fiducia del pubblico, perché non solo i decisori, ma anche appunto chi ha un, come dire, una sorta di apprezzamento aprioristico nei confronti della scienza che oggi fortunatamente esiste, viene, va a scemare, e poi il danno complessivo che ne consegue direttamente da tutto ciò. Però fortunatamente, appunto dicevo, esistono le soluzioni e l'autore poi ce le spiegherà durante la serata, e oltre agli eroi negativi di cui ho parlato prima, si scoprirà che ci sono oggi degli eroi positivi. David Vogts, Morten Oxvold, scusate ma i nomi sono non facilmente pronunciabili, John Ioannidis, Jana Christopher e tanti altri, Ivan Oranski, Adam Marcus, insomma scopriremo questi nomi ai più sconosciuti, a me sicuro prima di aver letto il libro, che invece stanno svolgendo un ruolo fondamentale per contrastare in maniera in qualche modo sistematica appunto il propagarsi della frode scientifica. Quindi abbiamo personalmente scoperto la vastità di questo problema, ma abbiamo anche fortunatamente trovato, ho capito che esiste il meccanismo di difesa. Quindi l'autore, credo che con questo libro abbia svolto un ruolo importante nei confronti, principalmente dei profani, ma anche appunto, perché io se avessi dovuto, suggerire il sottotitolo, era appunto Manuale di sopravvivenza per un ricercatore onesto, perché mi è venuto in mente questo titolo, oppure diciamo che il prezzo della conoscenza scientifica è l'eterna vigilanza da parte di tutti, e anche qui ritorna Popper. Quindi ringrazio davvero l'autore per aver scritto questo libro, per aver accettato di discuterlo insieme a noi, ma come ci siamo organizzati all'inizio della serata, la parola la cedo subito al direttore Cerasac, che probabilmente nel corso della serata dovrà abbandonarci, quindi lo ascoltiamo per primo. Grazie Claudio, a te. Grazie a voi dell'invito. Enrico Bucci è un campione del racconto di questi mesi, di questa stagione. Credo che sia veramente una piccola eccellenza che la classe dirigente italiana e non solo deve coccolarsi, perché è riuscito a fare una cosa molto complicata. Enrico scrive sul foglio da circa un anno, ogni giorno. Io ho scelto di dedicare uno spazio ai suoi temi e anche alla sua firma, perché penso sia doveroso per un giornale che vuole fare informazione, provare a fare in questa fase anche un po' di formazione su questi temi. E sui temi della scienza, l'opinione pubblica italiana in questi anni è stata educata, secondo me, in una maniera un po' maldestra. È stata educata prima della pandemia a considerare la scienza come qualcosa di democratico, come qualcosa in cui ci fosse anche la possibilità di confrontarsi tra opinioni scientifiche e opinioni che invece derivavano da una cultura legata a abilità alternative. Quindi, quante volte abbiamo visto nei talk show o sui giornali dare spazio, uguale spazio, a tesi scientifiche e a tesi che invece esprimevano un'alternativa ad alcune questioni scientifiche derivate magari da impressioni, da viralità, quando ancora la parola virale si poteva utilizzare in una forma legata prevalentemente alla rete. La viralità è stato un grosso problema, secondo me, nel racconto e nella formazione del pensiero scientifico sui media. Perché? Perché prima dell'arrivo della pandemia, si è andata un po' ad affermare una verità, complicata da ammettere, ma che va riconosciuta invece, che prevedeva la trasformazione, di ciò che era virale in una verità, cioè un qualcosa per poter essere considerato come reale, come vero. Non aveva bisogno di avere delle basi scientifiche, aveva bisogno di essere virale, aveva bisogno di essere molto condiviso. Una notizia verosimile, molto condivisa, che diventava virale,
c'è stata una stagione non troppo lontana in cui veniva considerata come qualcosa di reale, vera. Questo anno ormai passa di pandemia, ci ha costretto in qualche modo a fare i conti con la scienza, ha costretto molte persone anche a rivedere alcune posizioni, sia a livello politico sia a livello diciamo così divulgativo, e penso che sia stata anche un'occasione che si è presentata di fronte all'opinione pubblica, di fronte alla classe dirigente che in qualche modo rappresenta i media, per fare una scelta. Noi cosa vogliamo essere? Vogliamo essere classe dirigente o vogliamo essere classe digerente? Perché in fondo è questo il grande equivoco di fronte al quale si è trovata spesso la stampa e anche la politica. C'è una bellissima definizione che è stata data di un certo modo di fare la politica da Mario Monti anni fa, che prevedeva la differenza tra followership e leadership. La leadership è quella delle persone, dei politici, ma anche di chi ha un incarico che permette in qualche modo di guidare qualcuno. La leadership vuol dire guidare i propri follower e provare a educarli. La followership invece è un qualcosa di diverso, è il leader che si fa guidare dai follower, che quindi fa quello che gli viene chiesto di fare, non quello che pensa che sia giusto fare. Io penso che anche in una buona fase di questa pandemia, a volte afferrato, l'Italia è culturalmente affetta dalla followership e purtroppo c'è voluta una durissima pandemia per costringere molte persone a ricalibrare un po' il proprio modo di pensare e il proprio modo di ragionare su questo tema. Il libro di Enrico, così come il suo contributo quotidiano sul nostro giornale, ma anche il suo contributo ovunque lui riesce ad andare a portare il suo punto di vista, il suo pensiero, è un contributo che mette insieme non soltanto la scienza, ma anche la capacità di andare a fondo su alcuni temi, ma anche di anticipare alcuni temi senza aver paura di farsi dei nemici, di dire cose che magari possono scocciare persino la comunità scientifica. Ed è un approccio che semplicemente definirei coraggioso, ed è un approccio che per me personalmente, ma penso anche per molte persone che l'hanno seguito, è un approccio che in qualche modo stimola coraggio nel fare alcune scelte, nel prendere alcune posizioni, nel dire alcune cose che vanno contro il pensiero unico dominante su alcuni temi. Fare informazione in questa stagione non è semplice, perché per ovvie ragioni, ma per alcuni in particolare, da un certo punto di vista bisogna sempre stare attenti tra il dare informazioni corrette, evitando però di parlare alla pancia. Cioè, in questa fase, in questo anno, tutti noi ci siamo costretti ancora una volta a fare una scelta. Dobbiamo decidere di parlare alla testa delle persone o alla pancia. Per un giornale come Il Foglio, parlare alla testa ovviamente è più semplice, perché è quello che abbiamo scelto di fare dall'origine del nostro giornale. Per i giornali più grandi, mainstream, evidentemente c'è una tentazione di parlare alla pancia. E parlare alla pancia che cosa vuol dire? Vuol dire evocare paure e giocare con le paure. Vuol dire di fronte a un'emozione non decrittarla cercando di capire quali sono tutti gli elementi a favore o contro quell'emozione, ma andare dritto su una strada senza porsi dei dubbi. Penso che un elemento fondamentale dell'approccio che Enrico Bucci ci suggerisce ogni giorno sia quello invece di porsi molti dubbi, di non avere certezze granitiche. Si possono avere idee, si possono avere intuizioni, si possono avere anche delle opinioni che vengono poi basate sui fatti, ma questi mesi ci hanno insegnato a non dare risposte troppo semplici a problemi complessi. Cioè, dobbiamo provare a diffidare, questo riguarda veramente molto il mondo dell'informazione,
dobbiamo diffidare di fronte a tutti coloro, gli stakeholder della comunicazione, della politica, che di fronte a questioni enormemente complesse ti danno la soluzione rapida, dicono è così, punto e basta. Questo è un elemento. L'altro elemento, invece, davvero fantastico da un certo punto di vista del racconto che ha fatto Enrico fuori dalle pagine del suo libro, ma in qualche modo è legato anche al lavoro fatto nel suo libro, è provare a raccontare e a spiegare l'incredibile forza della scienza e l'incredibile capacità della scienza di costruire ottimismo rispetto al futuro, perché noi questo anno l'abbiamo tutti vissuto in maniera traumatica, difficile, c'è chi ha perso degli amici, c'è chi ha avuto delle bruttissime storie che hanno riguardato le persone più care. Ma è dal punto di vista dell'informazione scientifica e del racconto scientifico, è stato un anno incredibile che ci dà un grande ottimismo rispetto al futuro. Enrico è riuscito a trovare questa chiave di lettura, anche questo linguaggio semplice per spiegare anche delle cose difficilissime. E quindi penso che questa sia un'esperienza che quando finirà la pandemia deve essere custodita e conservata come un gioiello, perché capire quelli che sono i progressi della scienza su alcuni temi, naturalmente, come quelli di cui stiamo parlando in questo momento, significa capire anche verso che direzione va il mondo, significa anche capire che il mondo è interconnesso, un altro elemento fondamentale di questa narrazione, di queste storie, di questa centralità della scienza che ha avuto in questi mesi e che avrà nei prossimi mesi, è capire quanto il mondo sia interconnesso, quanto sia dannoso per chiunque giocare con parole che hanno a che fare col protezionismo, quanto sia invece una straordinaria opportunità da sfruttare la globalizzazione anche da questo punto di vista, perché di fronte a una stagione politica e culturale come quella che viviamo, in cui l'Europa, per esempio, è in difficoltà rispetto al tema dell'approvvigionamento dei vaccini, in cui ci si guarda intorno e si osservano altri paesi come la Gran Bretagna, come l'America, come gli Stati Uniti d'America, come Israele, che sembrano avere più forza, più velocità, più dinamismo e sembrano essere più avanti rispetto ad alcune questioni. In verità, noi sappiamo che il mondo riesce a funzionare soltanto se alcune barriere vanno a cadere, soltanto se non si gioca col protezionismo. La stessa Europa ha rifornito in questi mesi i paesi che sono più avanti di noi con la produzione di vaccini. La Gran Bretagna ha preso non so quanti milioni di vaccini AstraZeneca prodotti in Unione Europea e l'ha potuto riprendere soltanto perché l'Unione Europea non ha messo un blocco rispetto a quella esportazione. Quindi questo cosa significa? Significa che guardare e studiare il percorso che Enrico offre all'interno del suo libro, all'interno poi delle rubriche che fa ogni giorno per noi, significa capire meglio il mondo, capire meglio quelle che sono le sfide dell'informazione, capire meglio anche quelle che sono le truffe culturali e propagandistiche che arrivano da alcuni paesi, che si riflettono perfettamente anche nelle questioni dei vaccini. C'è molta propaganda, c'è molta geopolitica, c'è molta solidarietà, ci sono tutti gli elementi che contraddistinguono l'identità e il carattere di un paese, di un continente o di un'istituzione, vengono direttamente poi riflesse all'interno della produzione, della distribuzione e dell'approvvigionamento di vaccini. È evidente che tutte queste cose si intersecano un po' con i ragionamenti che fa Enrico, che ha fatto Enrico in questi mesi, ma quello che mi sembra veramente più importante da sottolineare è quanto l'informazione scientifica non possa più essere considerata da parte dei giornali come un qualcosa che valga la pagina 34, come qualcosa che valga una pagina che si trova molto, molto in là. Vale più della politica, vale come la cultura, vale come la politica estera. La scienza è dal punto di vista, diciamo, dell'evoluzione, di tutto quello che ci succede e dal punto di vista anche dei progressi fatti in questi mesi, è l'elemento centrale in questo momento delle nostre vite,
anche intorno al quale un paese intelligente dovrebbe cinicamente o intelligentemente costruire il suo business, costruire anche parte della sua capacità produttiva. E da questo punto di vista ci sono stati paesi più all'avanguardia di noi e anche più all'avanguardia di alcuni paesi, di altri paesi europei, che si sono attrezzati per tempo, erano più pronti, avevano più capacità anche produttive. Quindi tutto questo naturalmente deve farci interrogare su tutte quante le questioni che rimangono aperte, perché la pandemia finirà, speriamo presto, ma su alcuni temi, non soltanto quelli legati ai vaccini, anche molti altri, i progressi fatti in questi mesi ci dovranno aiutare a capire quale direzione dovranno prendere i nostri paesi, le nostre classi dirigenti, il nostro mondo dell'informazione, e in particolar modo un paese come l'Italia in questa fase dovrebbe capire quali sono stati gli errori commessi negli anni passati che ci hanno portato a considerare la scienza come un qualcosa che si poteva mettere in discussione con teorie non scientifiche. È stata una grande lezione, almeno per me lo è stata certamente, e sul foglio abbiamo provato a raccontare in questi mesi tutte queste cose che vi ho messo insieme in un unico calderone, ma ogni giorno l'abbiamo fatto, e cosa che per essere coerenti abbiamo cercato di fare è stata quella di mettere quasi ogni giorno il pezzo sulla scienza nella prima pagina del giornale. Io penso che questo sia un impegno da parte della stampa di osare, di rischiare anche raccontando delle cose che spesso sono poco popolari, poco difficili da capire, ma sono doverose da insegnare. Quindi informazione sì, ma formazione in questa fase è cruciale e fondamentale. Quindi ringrazio davvero Enrico per quello che ha fatto e per quello che sta facendo, e penso che siano tutti elementi sui quali bisogna riflettere. Credo, grazie direttore Cerasa, credo che sia fondamentale il ruolo che sta svolgendo da sempre il foglio. Io conservo il numero 1 del 30 gennaio 96, perché insomma, il foglio è entrato nel dibattito giornalistico, nel dibattito editoriale, esattamente con questa finalità, cioè quella di parlare sempre e comunque alla testa e cercando di coinvolgere le migliori eccellenze in ogni campo. E credo che faccio due nomi a me cari, perché sono già stati coinvolti, che sono Gilberto Corbellini e Luciano Capone, che da punti di vista diversi credo che siano collegati alla serata. Un altro, Gilberto Corbellini, docente di storia della medicina, un altro divulgatore scientifico incredibile da sempre, e Luciano Capone, che è un distruttore di bufale scientifiche in maniera costante, non solo sul foglio ma anche sui social. E quindi credo che il foglio sia un palestra veramente da questo punto di vista straordinaria, costante, e mi scova, come dire, continuamente. Volevo semplicemente citare, prima di cedere la parola all'autore, una pagina del libro che secondo me è importante. Anche il sistema immunitario della ricerca necessita di questi passaggi. Dobbiamo fare in modo che i ricercatori maturino proprio come i linfociti, acquisendo le competenze di base per discriminare un comportamento non corretto. I giovani che entrano nei laboratori devono imparare cosa è necessario fare per garantire che i dati sperimentali siano correttamente prodotti, preparati, analizzati e conservati. Devono inoltre imparare a riconoscere e denunciare con chiarezza una manipolazione illegittima quando è presente nella letteratura scientifica o quando la incontrano. In poche parole, bisogna che imparino a valutare in maniera molto critica dati e supporto, non solo le tesi sostenute dagli altri ricercatori. Dovrebbe quindi apprendere, attraverso lo studio almeno dei più semplici strumenti di analisi dei dati, come si identificano i casi di frode, quelli di interpretazione erronea in buona fede e quelli di semplice cattiva presentazione di dati, attraverso l'analisi di casi selezionati che servono a imparare che cosa è lecito e cosa non lo è. Nel contempo bisogna che acquisiscano tolleranza zero nei confronti di certi comportamenti e che non abbiano paura di affrontare anche aspre discussioni sui dati propri e altrui, recuperando i motori motivazionali di chi sceglie di fare scienza, lo scetticismo universale, la discussione con un metodo e un linguaggio rigorosi e il valore del dato sperimentale. Tutti i ricercatori dovrebbero essere addestrati a sopportare il fuoco di fila dei colleghi, senza per questo farne mai una questione personale, il che si può ottenere solo se le argomentazioni sono espresse nella forma della critica scientifica, così che si richiede uno sforzo tanto a chi difende una teoria quanto a chi l'attacca. Credo che qui ci sia l'essenza di cosa deve fare il ricercatore, cosa non deve fare e dov'è il problema e come si può arrivare alla soluzione. Quindi consiglio a chiunque la lettura di questo libro, e adesso l'autore ci spiegherà anche perché dopo, come dire, 5 anni ha deciso di ripubblicarlo. Scusa Lorenzo, prima, siccome poi devo
come vi dicevo, purtroppo devo andare, però in via straordinaria, visto che immagino ci saranno anche delle domande che qualcuno vorrà fare, io lascio a chi è collegato alla mia mail personale, che è cerasa@chiocciolafoglio.it, se ci sono delle domande, delle questioni, delle suggestioni. E oggi, come sempre, siamo aperti e sono aperto a discussioni di qualsiasi tipo e anche pronto a rispondere ad altre domande. Quindi grazie intanto. Grazie. Bene. Allora, intanto io ringrazio tutti e due, e specialmente ringrazio Claudio per questo panegirico con cui ha cominciato questa serata, che onestamente è alquanto imbarazzante per il sottoscritto. Comunque, diciamo, vorrei invece andare direttamente a questo punto in argomento, cioè vorrei cominciare a parlare di frode scientifica. Non tanto di che cosa devono imparare i ricercatori, ma innanzitutto di che cos'è la frode scientifica e di che danno, diciamo, può provocare e in effetti sta provocando. Allora credo che possiamo approfittare, come al solito, del periodo in cui stiamo vivendo, in cui, come si è detto, diciamo, sentiamo, tra virgolette, tutto il peso della cultura scientifica su di noi, sia in positivo che in negativo, per interrogarci su alcuni comportamenti dei ricercatori che, diciamo, abbiamo più o meno sotto gli occhi. Tutti possono essere abbastanza d'accordo e molti sono anche negativamente sorpresi, diciamo, del cosiddetto disaccordo tra gli scienziati, su cui ritorneremo tra un attimo. La domanda che uno si può fare è: ma come mai, diciamo, da dove nasce questo disaccordo? Com'è possibile che gli scienziati non si riescano a mettere d'accordo prima? Perché non si riesce ad arrivare a un consenso rapidamente? Alla fine la scienza, tutti pensano erroneamente che sia una sorta di processo matematico in cui, date le premesse, si arriva obbligatoriamente a una conclusione di accordo, cioè in cui sia facile dimostrare qual è una posizione giusta e qual è una posizione sbagliata. In realtà, soprattutto nelle discipline biomediche, non esiste la possibilità di fare una derivazione matematica di che cosa sia vero, che cosa sia falso, come può essere per esempio in fisica, ma è assolutamente necessario basarsi sull'evidenza sperimentale. Quindi è assolutamente necessario che si abbia a disposizione sia un corpus di dati sufficiente, sia soprattutto un corpus di dati che sia raccolto con tutti i crismi per ogni problema che si intende affrontare. Cioè, non esiste in biologia o in biomedicina un equivalente delle equazioni di Maxwell per stabilire che una certa cosa provoca il cancro o che un certo virus si spargerà matematicamente in un certo modo. Non esiste una teoria matematica tale da poter fare delle previsioni con il grado di accuratezza che osserviamo in altre discipline. Per fare queste previsioni, invece, è necessaria la statistica e i dati da analizzare mediante la statistica. E qui nasce quindi quella necessità e quella attenzione che bisognerebbe avere, che citavi dal mio libro, al dato sperimentale, cioè quell'educazione non solo alla raccolta dei dati in generale, ma all'impostazione delle domande in maniera tale che ammettano come risposta dei test da effettuare su larghi insiemi di dati. Cioè, non è che prima si raccolgono i dati e poi dopo si cerca e si ravana nei dati cercando di cavarne fuori qualcosa. È esattamente il contrario. Uno dovrebbe impostare il problema, capire quali sono i dati che possono essere interessanti, quindi quali sono i test da fare ai fini della risoluzione di quel problema, e poi raccogliere i dati e analizzarli con la statistica. Se però così è, vi rendete tutti conto che è molto facile, diciamo, nel caso si abbiano intenzioni malevole, è molto facile imbrogliare, cioè la cosa che è sufficiente è raccogliere dati in maniera distorta, quindi per esempio organizzare una raccolta di dati in maniera tale da selezionare ciò che conferma la propria ipotesi e scartare ciò che la nega, oppure addirittura in casi non tanto infrequenti, manipolare i dati o manipolare il trattamento dei dati, cioè far finta che un insieme insufficiente di dati in realtà significhi molto di più di quello che potrebbe significare su base statistica. Ora, questo sembra un discorso astratto, ma in realtà proprio in questo periodo noi ce l'abbiamo proprio sotto il naso, perché quando voi sentite
che ne so, la proposta di utilizzare la vitamina D sulla base del fatto che nei paesi con più alto tasso di insolazione si è osservata meno frequenza di casi gravi di Covid, oppure la proposta di utilizzare la clorochina perché sulla base di studi osservazionali, quindi non in cieco, su gruppi piuttosto limitati di pazienti, molto limitati nei casi più eclatanti, si sarebbe osservato un certo beneficio e così via. Ecco, questi sono altrettanti esempi di comportamenti fraudolenti da parte di ricercatori, dove la frode si esplica non tanto e non solo nell'inventare il dato dall'inizio a supporto della frode, ma nel selezionarlo su insiemi sufficientemente piccoli da poter provare qualunque cosa. Mi spiego. Se immaginate di voler dimostrare che quando voi tirate il dado esce sempre 6, che cosa potete fare? Potete tirare il dado 10.000 volte, poi selezionare quelle 20 volte in cui tirando è uscito 6 di fila, dopo che l'avete tirato 10.000 volte, e dire che avete raccolto solo 20 dati e che effettivamente è uscito 20 volte 6 di fila. Cioè voi potete, dato un numero di osservazioni abbastanza ampio, selezionare sempre, senza che gli altri se ne accorgano o pensando che gli altri non se ne accorgano, un insieme costruito in maniera tale da supportare sempre la vostra ipotesi. Qual è l'unica arma di difesa in questi casi? È la statistica che ci dice che 20 casi, diciamo, su un numero sufficiente di dati non significano assolutamente nulla. Questo modo di procedere, cioè il modo di procedere a tesi, sottostà alla stragrande maggioranza dei casi di frode scientifica. Nel grandissima parte delle frodi scientifiche, anche durante questo periodo di pandemia, non sono i soldi che motivano gli scienziati, non è che diventano ricchi facendo le loro frodi. I frodatori che si sono veramente arricchiti con quello che hanno fatto sono in campo scientifico nulli praticamente, non esistono in un numero che valga la pena di discutere, ma invece la scienza a tesi, che quindi poi inventa le procedure e cerca i dati in modo da provare quello che vuole sostenere, è un male estremamente diffuso. E che cosa fa questa scienza a tesi? Questa scienza a tesi convince, per esempio, regioni come la regione Piemonte in Italia ad utilizzare dei protocolli, dei cosiddetti protocolli per la cura domiciliare, basati su dati che non reggono, su analisi che sembrano scientifiche, ma non sono scientifiche. Oppure spinge altri scienziati o clinici a dire che, siccome, diciamo, l'epidemia è in fase discendente, ormai il virus è diventato un virus buono, che si è adattato in qualche modo all'organismo umano. E queste sono, diciamo, questo secondo tipo di affermazioni sono addirittura non solo fraudolente, nel senso che vogliono volontariamente indurre una falsa convinzione nel pubblico, ma sono anche totalmente infondate, cioè sono totalmente ascientifiche sulla base diciamo, delle teorie che ci permettono di descrivere meglio come funziona l'evoluzione dei virus. E l'altra cosa interessante è che tutto questo non si limita naturalmente a, diciamo, informare discussioni nei talk show o titoli sui giornali quotidiani o nei telegiornali, ma finisce invece, soprattutto in tempo di pandemia, finisce facilmente pubblicato su riviste scientifiche. Perché finisce pubblicato su riviste scientifiche? Perché noi siamo sotto una marea in questo momento di pubblicazioni che vengono inviate alle riviste che semplicemente tracima oltre la diga la diga che già ha dei buchi, ma diciamo che funziona al meglio di quello che si può, che è quella della revisione dei pari. Quando gli articoli sono così tanti e la fretta di pubblicare è così elevata da parte delle riviste, in realtà la revisione salta. E allora voi avete articoli pubblicati sul Lancet che vengono ritrattati in 13 giorni, e vengono ritrattati perché i dati che sostenevano che la clorochina, diciamo, avesse effetti letali su chi li amministravano, erano inventati da un'azienda che li aveva venduti ai ricercatori, nel cui consiglio di amministrazione sedeva una pornostar, e nessuno si era preso la briga
di andare non solo a controllare chi fosse l'azienda, ma nemmeno se questi dati esistessero, cioè se ci fosse un dataset invece che le semplici analisi che venivano pubblicate sull'Lancet, cioè su uno dei giornali che è il massimo del possibile in campo, diciamo, di pubblicazione clinica e che informa tra l'altro la policy di tanti paesi per quello che riguarda i vaccini. Tante, diciamo, in questo momento, se voi andate a cercare, direi che il 99% delle prove dell'efficacia dei vaccini è stata pubblicata sull'Lancet. E si continua ancora, perché se voi pensate, diciamo, qual è un altro modo in cui io posso convincere o far finta di convincere la comunità che una certa cosa funziona bene? Prendiamo il vaccino Sputnik. Io posso convincerlo semplicemente impedendo l'accesso ai dati, ma non, badate bene, ai dati nel senso delle schede cliniche di ogni paziente o ogni chissà quale forma dettagliata di dato scientifico, diciamo, per raccolta durante gli studi clinici, ma molto più banalmente ai dati che mi servono a riprodurre i risultati, le analisi che gli autori presentano. Cioè, i studi di Sputnik, i due studi pubblicati su Sputnik, che sono stati già corretti 3 volte, non consentono a nessuno, non dico di riprodurre il risultato sperimentale, ma nemmeno di riprodurre la procedura di calcolo attraverso cui quei risultati che vengono mostrati di efficacia sono stati ottenuti. Il tutto in presenza di numeri che hanno problemi, cioè che hanno problemi statistici che fanno pensare che siano in qualche modo alterati. E di fronte alle richieste della comunità scientifica internazionale si oppone il fatto che bisogna passare attraverso un cosiddetto security department, che non si sa bene che cos'è e che naturalmente non ha mai, mai nemmeno risposto alle richieste dei ricercatori della comunità internazionale. Ora, se voi immaginate che questo avviene sul Lancet, ritrattazioni, privazioni di dati, manipolazioni dei dati, e non è avvenuto solo sul Lancet, durante questa epidemia l'abbiamo visto anche su B&J, cioè British Medical Journal, e su vari altri giornali, per non parlare poi di quel marasma di pubblicazioni non revisionate che vanno sotto il nome di preprint, che sono una cosa buona se uno li legge criticamente, cioè se uno fa la revisione e si va a fare l'analisi di quello che c'è scritto, poi può trarne delle indicazioni anche utili. Ma se uno invece acriticamente li passa e li assume, vi ricordo per esempio prima il preprint e poi la pubblicazione sulla base del quale si sosteneva la presenza del coronavirus in Italia da molto 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 prima dello scoppio della pandemia. Ecco, adesso dopo mesi siamo arrivati a quella che si chiama una note of concern su quel lavoro pubblicato, che presentava degli evidenti buchi sperimentali e nonostante questo era stato pubblicato. Tutto questo insieme di dati fraudolenti in realtà non ha uno scopo, diciamo, che quello a cui noi siamo abituati a pensare nel caso delle frodi, cioè di carpire alla fine il denaro del pubblico. Certo, ci sono anche quelli, soprattutto nel campo dell'omeopatia, della biodinamica, di queste pseudoscienze che stanno cercando di guadagnare qualcosa in ogni caso dalla pandemia. Ma il grosso di questo è fatto da scienziati, chiamiamoli mainstream, cioè scienziati le cui credenziali sono ottime, sono molto migliori delle mie, tanto per fare un esempio. Il grosso di questa produzione scientifica ha un solo scopo, quello di confermare un'agenda che o è un'agenda personale o in molti casi purtroppo è un'agenda politica. Un'agenda geopolitica nel caso di Sputnik, un'agenda politica nel caso della Lombardia o di certi settori della sanità privata, che porta a pubblicare cose palesemente che non stanno in piedi, ma soprattutto di cui non si può dubitare che gli autori sanno che non stanno in piedi, cioè sanno che hanno violato le regole della buona scienza e del metodo scientifico quando le hanno pubblicate, e le riviste le hanno pubblicate a loro volta perché sono cose che creano discussione e attirano traffico e citazioni su quelle stesse riviste. Quindi il problema che noi ci troviamo oggi ad affrontare è un problema di overselling di dati che non sono solidi e che sono spesso pubblicati in tutta fretta per supportare delle idee precostituite per motivi vari.
assistiamo allo spettro completo, cioè c'è da quelli che dicono, che pubblicano che l'Arsenicum album, un rimedio omeopatico efficace nel prevenire il coronavirus, a quelli che dicono che si possono usare le cellule staminali per rigenerare i polmoni danneggiati dal coronavirus, a quelli che si inventano che non esiste la possibilità di una seconda ondata, ogni tipo di sciocchezze che serve a supportare con il principio di autorità accresciuto dalla pubblicazione scientifica che si aggiunge ai titoli degli autori, che servono a supportare un'agenda. L'agenda di tantissima parte delle pubblicazioni che vengono pubblicate in questo periodo e di cui io direi almeno il 50% è dubbia, non voglio dire neanche per malafede, ma è dubbia per la consistenza di quello che c'è scritto dentro, le agende che stanno dietro queste pubblicazioni sono agende che sono volte a favorire interessi di gruppi molto, diciamo, spesso influenti e anche, diciamo, parascientifici, cioè che incrociano gli scienziati ma che poi hanno referenti che sono al di fuori del mondo scientifico. Quindi chi pubblica dati deboli sui vaccini vuole favorire certi gruppi di potere politico, chi pubblica dati dubbi per affermare che il vaccino di AstraZeneca, per esempio, possa essere utilizzato in un modo al di fuori di quello che è stato sperimentato, vuole supportare una politica che in realtà era già cominciata nell'uso di questo e il cui scopo era quello di risparmiare dosi vaccinali per vaccinare tutti. Va benissimo, ma non mi create una frode scientifica sul Lancet per supportare questo. Ci sono altre pubblicazioni che, diciamo, sono uscite anche in Italia circa l'efficacia di molecole che in realtà magari, ben che vada, avevano avuto una prova virtuale al calcolatore e non certo nei pazienti. Mi riferisco a cose come la quercetina, la lattoferrina o altre fesserie, diciamo, che si appoggiano a principi di nutrizionismo scientifico o altre cose che fanno fare molti soldi e piacciono molto agli amanti della natura, diciamo, della natura inventata naturalmente, e così via. Ecco, il panorama in cui ci troviamo immersi in questo momento è un panorama che purtroppo favorisce il proliferare della frode scientifica per i più vari motivi, principalmente perché c'è una grandissima fame di informazione e perché contemporaneamente c'è una grandissima, c'è un profluvio di pubblicazioni dovuto al fatto che le riviste hanno abbassato i pur esili, diciamo, muri che c'erano per difendersi dalla frode scientifica. In questo panorama noi dobbiamo assumere che la pubblicazione scientifica, pur su riviste prestigiose, è l'inizio della verifica dei dati, non è la fine di un processo che ha portato, diciamo, alla, come posso dire, alla cristallizzazione di un fatto scientifico. È il primo momento in cui si può giudicare di quello che qualcuno va sostenendo. Fino a quel momento nessuno ha visto quei dati, nessuno ha avuto accesso alle considerazioni quantitative fatte dagli autori, nessuno ha visto niente. Quindi tutto ciò che viene pubblicato su Lancet, su BMJ, ovunque, deve essere preso semplicemente come il punto di partenza per un'analisi da parte della comunità scientifica prima, del pubblico poi, e non come il punto di arrivo, diciamo, della consenso scientifico. Questo è un grandissimo equivoco che continua a avvelenare ancora oggi il dibattito pubblico sulla scienza della pandemia e che, diciamo, si fonda anche moltissimo su un preconcetto che tutti noi abbiamo avuto, cioè il fatto che giornali importanti pubblichino cose che sostanzialmente non hanno bisogno più di controllo, e a maggior ragione questo viene rilanciato poi dai media generalisti. Quindi quando una cosa viene pubblicata sul Lancet appare il titolo su Repubblica, sul Corriere o sul Sole 24 Ore come se fosse una cosa vera. Così non è più. Ciò che viene pubblicato sui giornali non è ciò che è stato discusso dalla comunità scientifica, ma ciò che deve cominciare a essere discusso dalla comunità scientifica. La differenza è importante specialmente per le ragioni che vedevamo prima. E qui mi taccio e aspetto il commento di Michele. Che chiaramente sollecito anch'io, insomma, poi magari torneremo anche da questo punto di vista, perché appunto un profano come me dava almeno per scontato che il metodo della peer review, quindi, insomma, la revisione preventiva fosse in qualche modo
almeno quello inattaccabile, ovviamente leggendo il volume così non è, poi magari entriamo nel merito del, anche perché al netto della proliferazione delle, come dire, delle pubblicazioni, quindi della domanda che è conseguente di pubblicazioni scientifiche e conseguentemente si adegua anche l'offerta, ma insomma ci sono anche delle motivazioni tecniche specifiche che nel corso del tempo hanno fatto sì che ciò non sia più appunto un punto di arrivo, come ha efficacemente spiegato l'autore, come si dà per scontato, ma solo un punto di partenza, perché è il punto a partire dal quale altri non collegati nel meccanismo della peer review possono poi mettere, come dire, controllare e falsificare successivamente. Professor De Luca, a lei e grazie di essere con noi questa sera. Grazie a voi. Io come al solito non ho preparato nulla di particolare, volevo sentire che cosa dicevate voi. Mi ha stimolato tutta una serie di considerazioni, ovviamente, il libro di Enrico. Voglio prima però stressare due punti che ha toccato Enrico adesso. Uno è il famoso disaccordo degli scienziati, soprattutto in campo, diciamo, di biologia o di biomedicina, che è una cosa completamente diversa dalla matematica. Ovviamente ha ragione 100% su quello che dice Enrico. E viene preso per disaccordo fra gli scienziati quel cammino difficile, irto di difficoltà che gli scienziati fanno, ciascuno per i fatti loro, magari su un argomento specifico, per arrivare a una certezza. Attenzione, ho detto a una certezza, non alla verità, a una certezza. Ora, è indubbio che in questo processo si producono dei dati. I dati vengono analizzati, c'è sempre qualcuno che si è dimenticato di fare qualche controllo o qualche dato addizionale, l'altro gruppo completa, c'è una, come dire, confronto scientifico su queste cose, ma alla fine, a una certezza, ci si arriva, non è vero che non ci si arriva, cosa che è diversa dalla verità. Non so che esempio farvi per farvi capire. Sì, forse me ne viene in mente uno, visto che ho 65 anni e ho visto sviluppare moltissima parte della ricerca in questi anni, no? È una certezza che una proteina viene fatta dalla traduzione di una sequenza di basi che sta nel DNA. Su questo non è che ci sia più discussione, è una certezza, ma non è la verità. Perché prima, quando si è cominciato a pensare, a studiare, si pensava, ok, una sequenza, una proteina, si è visto che non è più una sequenza, una proteina, abbiamo gli splicing alternativi, abbiamo i promotori interni, abbiamo l'epigenetica, che fa sì che una certa sequenza, per tutta una serie di modificazioni, dà origine a più proteine. È una cosa diversa dalla prima osservazione, che continua però a essere certa, ma non era completamente la verità. Non so se con questo esperimento, con questo esempio astruso mi sono spiegato. Però ci si arriva a questo. E l'altro punto che volevo stressare di quello che ha detto Enrico è sulle motivazioni che portano alla frode, che io continuo a domandarmi quale può essere una motivazione che porta un ricercatore a pubblicare un dato che lui sa essere falso. È una contraddizione in termini per l'essenza stessa della ricerca. Ho sentito quello che avete detto, fatemi cominciare a dire qualche cosa che sembra essere contrario a tutto quello che ho detto fino adesso. Il lavoro del ricercatore, la ricerca, io ovviamente parlo della ricerca in campo biomedico, è uno dei mestieri più belli del mondo. E una cosa che vi assicuro che chi la fa con passione, con rigore, è una cosa di una bellezza incredibile, perché noi ci alziamo tutti i giorni e andiamo a cercare di scoprire cose che non conosciamo. E se nel corso di tutta una serie di settimane, mesi, di anni, abbiamo messo un piccolo tassello
che ha contribuito ad aumentare la nostra conoscenza, è un risultato che fa portare avanti l'umanità. Certo, ciascuno cerca di farlo nel suo campo. Però non dimentichiamoci, in questa critica che noi stiamo facendo e che dobbiamo fare alla ricerca, perché poi dico anche qualcosa di peggiorativo rispetto a quello che ha detto Enrico, che agli inizi del 1900 la nostra età media era di 40 anni. E la ricerca, quella giusta, quella vera, quella falsificabile, quella riproducibile, quella verificabile, quella che ha portato ad alcune certezze, che ha fatto in modo che la nostra vita media adesso sia di 84 anni. E se noi pensiamo a che cosa abbiamo visto in questi ultimi 50 anni, c'è da tremare i polsi. Voi siete tutti più giovani di me e quindi date per scontato il DNA. Il DNA è stato scoperto negli anni 90, nel 1900, nel XX secolo. Si è sviluppata la genomica, si è sviluppata l'epigenetica. Stiamo parlando di rigenerare tessuti con le cellule staminali. Io mi ricordo quando ho cominciato a lavorare col mio maestro Howard Green ad Harvard negli anni, metà degli anni 80, e abbiamo visto uscire da una fiasca di coltura un pezzo di pelle ricostruito che era una epidermide bona fide, una vera epidermide umana. All'epoca, che adesso diamo come una cosa normale, scontata, all'epoca c'era da tremare i polsi, c'era un tessuto umano ricostruito in laboratorio. Adesso non ci basta più questo, lo stiamo modificando geneticamente. Quindi stiamo utilizzando ovviamente cellule staminali, e parlo di cellule staminali vere, e ci arrivo poi a questo discorso anche sulle frodi, sulle cellule staminali, quindi cellule staminali ematopoietiche, cellule staminali epiteliali. Stiamo cominciando a sconfiggere delle malattie genetiche gravissime. Il tutto è successo in 50 anni. Quindi ricordiamoci che la scienza è buona, che la scienza ci sta facendo progredire. Ma io stesso, con Enrico e con altri miei colleghi, quando febbraio-marzo 2020 si prospettava la possibilità di avere un vaccino già iniettato nella popolazione per fine anno, eravamo tutti di una enorme scetticità, eravamo scettici, invece no, con un livello di organizzazione completo e totale, perché si sono messi dentro tutti dal punto di vista economico, gli scienziati, anche gli enti regolatori che hanno in qualche modo non accorciato i tempi, ma li hanno, diciamo, ottimizzati per le approvazioni. Noi adesso a marzo stiamo vaccinando le persone, questa è una grandissima conquista della ricerca. Quindi ricordiamoci di questo. Dopodiché c'è il problema delle frodi, che è un problema vero, che Enrico ha analizzato benissimo nel suo libro. E intanto, prima di lanciare appunto messaggi che ti siano in qualche modo fuorvianti, stiamo sempre parlando di una percentuale, dal mio punto di vista, altissima, ripeto, incomprensibile, perché con l'amore che io ho per la scienza e per la ricerca, non riesco a capire come fa un ricercatore, ripeto, ad andare a dormire sapendo che viene pubblicato un dato che lui sa essere, può avere sbagliato, può avere mal interpretato, ma che lo faccia in qualche modo volontariamente, per me incomprensibile. Però stiamo parlando sempre di una percentuale dall'1 al 10% nei casi massimi, a quanto ho capito, di frodi. Enrico ha fatto vedere nel suo libro una serie di frodi classiche: il dato inventato, il famoso esempio di Stapel, si chiama, Enrico, quello che dice, cioè, tanto è vero, deve essere vero, qualcun altro lo dimostrerà, io intanto lo pubblico, cosa eccezionale quella lì, oppure il bias, io mi piglio dalla letteratura o dai miei dati quello che mi piace a me per dimostrare. Allora, lo sapete un vero ricercatore cosa fa? Un vero ricercatore dovrebbe passare il martedì a dimostrare a se stesso che quello che ha scoperto il lunedì è vero o è falso. Altro che prendersi i dati che gli convengono e farsi sempre
costantemente delle domande. Per cui questo tipo di frode, un altro punto che mi viene in mente, su quale sono forse troppo cattivo, io non so che cosa sia la, diciamo, la manipolazione in buona fede. Non la comprendo, non la capisco. La manipolazione in buona fede non esiste. Cioè, io non credo che esista. Tu stai manipolando e lo sai che stai manipolando. Poi, è chiaro che ci sono diversi livelli. Guardate che ciascuno di noi, quando pubblica un lavoro scientifico, io sono il primo, lo dico e lo ammetto, se ho un dato, mettiamo per esempio che sia un immunistochimico, un'immunofluorescenza, eccetera, e ne ho fatte 200, 300, che mi hanno confermato che quella informazione, al meglio delle mie conoscenze, è vera, è reale, non sono così idiota da pubblicare la più brutta. Cerco di pubblicare la più bella. Questa in realtà non è una manipolazione. La manipolazione si comincia a vedere quanti dati realmente li manipolo. E una manipolazione involontaria, secondo me, non c'è, secondo me non esiste, è una cosa che la persona sceglie di fare. Non è neanche corretto dire tanto non cambia il messaggio del lavoro, no, è una forma mentale che è sbagliata. Bene, quello che non ha toccato Enrico e che io sto vedendo quasi regolarmente nel mio campo, dal punto di vista della manipolazione fraudolenta, è qualcosa di ancora peggio, cioè la pubblicazione di dati non veri senza alcuna manipolazione. È una cosa spettacolare, ragazzi. Cioè, noi siamo arrivati al punto, e io so anche perché, è uno degli stessi motivi per cui che Enrico descrive per il proliferare di queste frodi, cioè la pressione a pubblicare, verissimo, ma anche il fatto che c'è una proliferazione di riviste spaventosa. Il giro delle pubblicazioni scientifiche è un'industria. Quando ci comincia ad essere questo di 10 miliardi di euro all'anno, cominciamo a capire che è qualcosa che va tenuto sott'occhio. Un po' come il calcio, se un tifoso di calcio, il calcio non è forse tanto più pulito come era prima, no? Quando non c'era tutta questa enorme quantità di soldi che gira intorno al calcio. La proliferazione industriale delle riviste. La proliferazione delle riviste. Io mi ricordo quando ero ragazzo c'era Nature. Cazzo, pubblicato su Nature. Adesso pubblicare su Nature, c'hai Nature, Nature Medicine, Nature Genetics, Nature Communication, Nature, c'hai il gruppo Nature. Ed è un modo per tenere tutti i Nature piccoli, ma per moltiplicare i lavori. Non parliamo poi delle riviste open access, che hanno portato ancora un'ulteriore proliferazione di questa roba. E qui c'è un discorso molto delicato da fare, molto delicato, perché ho avuto molte discussioni anche con i miei colleghi sulle open access, perché la pubblicazione open access è concettualmente una cosa bellissima, bellissima, a parte il fatto che tu per pubblicare su open access devi pagare, per cui questo è divertente, cioè tu paghi ancora addirittura prima, va bene, quindi non è vero che è gratis, lo paga il ricercatore. Ora, pagare la pubblicazione, cioè, però dice è una cosa positiva perché dissemini la scienza senza dover far comprare la rivista. E però con questo meccanismo poi alla fine pubblichi quello che vuoi. Quindi c'è una pubblicazione dei gruppi editoriali grandi delle riviste, una proliferazione delle riviste open access. E dove sono i revisori? Dove sono i revisori competenti per giudicare quello che scrivi? E quindi si è arrivato al paradosso che mentre si è partiti con la manipolazione del dato, con la manipolazione dell'immunofluorescenza, con la manipolazione del gel di elettroforesi, con le figure duplicate, che sono delle vere e proprie forme di manipolazione per dare quel messaggio, io vi assicuro che sto vedendo dei lavori scientifici in cui il titolo
il summary, l'abstract del lavoro, dicono una cosa diversa dai dati. Cioè non hanno più neanche, come dire, la dignità di pubblicare dati che siano concordanti con il messaggio, senza neanche più di manipolare certe volte il dato. Io ne ho esempi eclatanti, che ne so, di proteine che sono importantissime per lo sviluppo di un organo, vai a vedere i dati, l'organo si sviluppa normalmente. Spettacolare. Questa cosa qua si è verificata, attenzione, anche con le mesenchimali, anche con le cellule staminali, con un meccanismo simile concettualmente a quello che descriveva Enrico di Staper. Sapete come è nata tutta questa storia delle cellule che fanno tutto all'interno del corpo umano, del midollo? È nata perché si stava cercando, era necessario trovare una cellula staminale che facesse tutti quanti i tessuti, diversa dalla embrionale, perché la embrionale non si poteva toccare. Però a me mi servono i tessuti per curare il mio corpo, mi serve per la retina, mi servono gli ormoni dopaminergici. Allora qualcuno si inventò, con dei dati che sono stati poi massacrati, perché si torna al fatto che diceva Enrico, la pubblicazione è la prima cosa che succede. Dopodiché da quel momento lì poi parte tutto, c'è la verifica, c'è la riproducibilità, c'è il tuo collega che ti dice ma che hai pubblicato, guarda che non è vero, e quello che tu hai pubblicato di falso viene a essere sgretolato. Ma inizialmente questa nascita di queste cellule staminali era proprio perché si stava cercando per forza qualcosa che evitasse di dover lavorare su una cellula staminale pluripotente come quella embrionale. Poi si è scoperto che le cellule, diciamo le cosiddette mesenchimali, che sono poi cellule stromali, non sono neanche staminali. Questo è un lavoro fantastico fatto da Paolo Bianco, che purtroppo ci ha lasciato, ma che ha dimostrato molto bene cosa sono quelle cellule lì. In realtà poi alla fine sono inventati altri meccanismi, perché non potevano più dire che quelle cellule facevano tutto. Allora si sono inventati gli effetti immunomodulatori, che però nessuno ha mai provato in clinica. Vedete i trial in cui i dati non ci sono, le sperimentazioni cliniche. Vedete dei lavori scientifici che fanno accapponare la pelle, perché dicono delle verità assolute senza dati. Spettacolare. Su queste cellule noi vediamo dei lavori scientifici che, dico, non sono formalmente frodi, perché non si manipolano i dati, ma si dicono e si comunicano delle verità assolute su dati che non dicono quello, che dicono dell'altro. Ora, finché tutto questo meccanismo viene usato per le motivazioni che diceva prima Enrico, cioè voglio una cattedra di prestigio, voglio i premi, voglio avere il mio nome, voglio avere un prof gigante così davanti alla mia voce, cerco l'immortalità scientifica, eccetera. Va bene, sono cavoli tuoi. Attenzione, che queste cose qua possono avere un impatto spaventoso sulla società. E noi su questo abbiamo degli esempi. Ricordiamoci il lavoro falso della memoria dell'acqua. E che cos'era quello, se non una pseudoscienza per pseudo legittimare una cosa che terapia non è, che è l'omeopatia? Ricordiamoci la catastrofe sociale che ha fatto Wakefield, si chiama Wakefield, quello che ha detto, con dati costruiti, in quel caso lì falsi a quanto mi risulta, che il vaccino provoca l'autismo. E nel campo mio delle cellule staminali noi abbiamo fatto, come Società Internazionale delle Cellule Staminali, come Eurostem Cell, e in Italia soprattutto assieme a Paolo Bianco della Cattaneo, delle battaglie epiche su quello che deriva da questi concetti totalmente sbagliati delle staminali, che hanno portato al caso Stamina. Vedete, però il caso Stamina, che forse voi non lo ricordate neanche, ma è stata per il paese una catastrofe anche scientifica, eccetera, era facile da smantellare, perché chi stava
proponendo quella roba, era un laureato in lettere. Dico, ma poi non ci si chiede come cazzo fa un laureato in lettere a proporre una terapia che cura tutte le malattie rare. Ma insomma, lì si vede proprio la capacità, la mancanza di capacità critica di chi va a guardare le cose. Ma non è mica finita, perché il mondo in questo momento è pieno, dagli Stati Uniti all'Europa, di tutta una serie di cliniche che sulle cosiddette unproven, terapie unproven, regione staminale, succhiano soldi a malati rari, malati gravi, durante alternative terapeutiche per fare delle terapie che non funzionano e che non esistono, basati proprio su quei dati. Quindi è importante tenere, l'ultima cosa, perché sto completamente andando fuori tempo, in tutto questo, e mi spiace che se ne sia andato Cerasa, ha una responsabilità enorme la comunicazione, i giornali, la stampa. Il casino è più grosso per Stamina, lo hanno fatto le Iene. Se noi misuriamo la scienza sulla base dei like, io voglio da ridere. C'è una persona che è tanto importante e vale tanto perché ha 2000 like, ma che cosa vuol dire? Una persona è importante perché ha fatto questo. Ha fatto questo. Che sia l'invenzione di un iPhone, che sia il motore a scoppio, che sia la nuova terapia, ha fatto questo. Spesso i miei colleghi vanno sui giornali dicendo che hanno trovato terapie prima ancora di farle le terapie, prima ancora di fare le sperimentazioni, prima ancora di farle. Mi scoccia veramente autocitarmi, ma io recentemente ho pubblicato un lavoro di una certa importanza sul quale sono stato seduto 2 anni senza pubblicarlo, perché volevo essere certo intanto che i dati fossero costanti, veri e solidi, che la comunità scientifica li validasse con la pubblicazione scientifica, che venissero in qualche modo accettati, e dopo ovviamente c'è stato anche il, diciamo, ma spesso si va sui giornali con dei titoloni allucinanti senza avere neanche la consapevolezza della mancanza di rispetto nei confronti di quei poveri pazienti che hanno quelle patologie rare devastanti, che si ritrovano a dover leggere qualche cosa che poi in realtà si dimostra falso. Attenzione, che questo meccanismo poi diventa infernale e porta all'antiscienza, porta alla sfiducia che poi hanno le persone verso il metodo scientifico. E questo atteggiamento antiscientifico, che noi lo vediamo nei Novax, lo vediamo nel rifiuto appunto sia dei vaccini, nelle diatribe che riguardano anche l'omeopatia, le stesse cellule staminali, che poi provoca un danno a tutto. Ma torno alla cosa di prima e chiudo veramente. Questo è un aspetto negativo, sulla quale poi possiamo anche discutere dopo sulle potenziali contromisure, che nulla leva a quella stragrande maggioranza del 90% di scienziati, di ricercatori di scienza buona, che ha fatto andare avanti la biologia, la biomedicina, la genetica e tutte le branche della medicina che ci consentono di avere una vita media adesso di 85 anni. Grazie, credo che sia importante entrambe le cose, perché il rischio di, come dire, che questo comporti, focalizzarsi da questo punto di vista sui cattivi scienziati, sulle frodi scientifiche, porti a diminuire da parte del pubblico una fiducia nei confronti della scienza, è un rischio, ma bisogna giustamente ricordare che viviamo probabilmente nel migliore dei mondi possibili dal punto di vista di ogni parametro che può essere analizzato, quindi è vero ed è fondamentale affrontare entrambi gli aspetti. Io mi consento di parlare, poi non lo so se vuole intervenire, perché credo che una delle altre, che è Giorgio Fidenato, quindi Giorgio, se hai voglia, hai la possibilità di accendere la telecamera e il microfono per poter intervenire, perché è un altro degli aspetti su cui in Italia diciamo che c'è un oscurantismo scientifico, è il tema degli OGM, e credo che Giorgio Fidenato, per chi lo conosce, come dire, sia un eroe da questo punto di vista, perché l'ha combattuto prima, sulla propria pelle, perché siamo l'unico paese non tanto e non solo dove gli OGM sono vietati, da coltivare, è già una cosa fuori dal mondo, ma in cui è impedita anche la ricerca scientifica, e questo credo sia uno degli argomenti
di oscurantismo scientifico in cui siamo gli unici al mondo. Quindi io sono particolarmente felice che abbia deciso di partecipare ascoltando, ma volevo anche fare una domanda. Intanto lo ringrazio per tutto quello che hai fatto e che continui a fare, e quindi ti lascio la parola. Sì, grazie a te Lorenzo, grazie Enrico, e verso di lui, e grazie anche al professor Michele De Luca, con cui abbiamo collaborato, con il povero Silvano Dalla Libera, se si ricorda. Ecco. Certo che mi ricordo. Purtroppo ci ha lasciato per queste malattie che vogliamo debellare con la scienza giusta. E sono particolarmente, diciamo, a Enrico debbo molto, perché lui ha permesso di smascherare una bella frode scientifica fatta proprio sul campo degli OGM, che adesso è in tribunale la questione, perché è appunto un forestale che si vantava di aver trovato gli OGM utilizzando, andando a studiare le api, e quindi poi è riuscito a localizzare dove era il mio campo OGM, quando io ormai da 7 anni mi autodenuncio regolarmente che ho seminato nel campo XY, il giorno XY, la top varietà XY. Comunque questo, ecco, è quello che noto, è la domanda che volevo fare, che queste frodi forse sarà una causa, come diceva Michele De Luca, della informazione, ma hanno veramente uno spazio enorme queste frodi, queste teorie, queste messe in discussione di cose che poi appunto non hanno niente di scientifico. Parlo anche con miei amici conoscenti che mai avrei pensato che dicessero delle cose. Bisogna curare il Covid con la vitamina, la tosferina, tutte queste cose qua. Ecco, mi chiedevo come il mondo scientifico, cioè, non so, questa classe di persone che hanno una certa competenza in più, abbia dei metodi di autocensura, di auto, non so, di autocontrollo, ecco. Se ci sono questi metodi, forse sono solo quelli, la chiamata del proprio ordine a dirgli stai attento che stai dicendo le stupidaggini. Se non ci sono, cosa potrebbe essere un sistema appunto per bloccare, che non vuol dire poi impedire appunto che magari sorgono anche delle teorie eretiche, come è successo a Galileo, in fondo lui era un eretico rispetto alla sua classe scientifica del tempo. Però questo equilibrio che bisogna avere appunto tra eresia, ma sempre nell'ambito della scienza, ecco, se ci sono delle... Giorgio, permettimi solo, diciamo, di rifare questa precisazione che faccio sempre su Galileo, perché viene sempre citato come l'eretico scientifico. Galileo era un eretico religioso, era perfettamente allineato alle teorie di Copernico e del mondo scientifico, in cui, anzi, era all'avanguardia del mondo scientifico. Quindi Galileo era un eretico per i preti, non era un eretico per gli scienziati, non l'è mai stato. Galileo non è mai stato condannato da nessuno scienziato fino a prova contraria. Invece, proprio parlando di religione e pensando a quello che ha detto Michele a proposito delle cellule staminali embrionali, si può fare un parallelo con quello che capita a te. Cioè, lui combatte contro una religione, diciamo, di 2000 anni, che si oppone all'utilizzo delle cellule staminali embrionali. Tu combatti contro la neoreligione della natura, cioè contro una religione inventata, che è nata sostanzialmente più o meno all'inizio del Novecento, con una serie di filosofie che oltretutto risentivano di influssi orientali, e che inizialmente è penetrato anche tra i fondatori della meccanica quantistica, e che è uno dei lasciti peggiori del XX secolo, perché non è una cosa che esisteva prima, e che è quella che poi ha dato origine alle teosofie, alle antroposofie e a tutto il New Age, a tutto quello contro cui, diciamo, tutti noi ci scontriamo. Cioè, la radice comune delle pseudoscienze moderne è sempre quella, sempre una, ed è una sola, cioè l'utilizzo di una terminologia pseudoscientifica, di concetti vaghi, per rivestire questa idea che esiste la possibilità di autocurarsi, che esista sostanzialmente una volontà che è possibile indirizzare al nostro, che non è più la volontà di nostro Signore, ma è la volontà della natura benigna, che possiamo utilizzare. Diciamo, di fronte alla crisi delle religioni tradizionali, questo è quello che ha riempito, ma le teste delle persone sono poi rimaste sempre alla fine le stesse, cioè fideistiche e animistiche, tutto sommato.
Quindi, diciamo, il punto per rispondere alla tua domanda precisa, cioè che cosa può fare la comunità scientifica? Allora, ci sono due piani. Il primo è, diciamo, quello che riguarda direttamente la scienza, cioè la comunità scientifica può essere un po' meno preoccupata della società nel suo insieme, per quello che diceva Michele, cioè alla fine la scienza falsa non funziona. La prova che la scienza è falsa è che non funziona, e se non funziona te ne accorgi. Soprattutto la cosa interessante è che più una cosa è importante in ambito scientifico, prima viene messa alla prova e prima quindi non funziona e cade la frode se è importante. Poi ci sarà un tasso di mini frodi, chiamiamolo così, di frodi su aspetti marginali che probabilmente non sarà mai scoperto, ma sono tollerabili come in qualunque attività umana. Io non mi preoccupo di quello che ruba la mela, io mi preoccupo dell'assassino, non di chi fa delle mini, cioè me ne preoccupo se lo scopro, ecco, ma non è che come investo le energie per perseguitare chi ruba nei supermercati e lascio liberi i mafiosi, insomma, cioè non funziona così. Invece però il problema qual è? Che nel frattempo che ci si accorge che una cosa di impatto sociale non funziona, quella produce i suoi danni. Cioè, se tu vuoi aspettare la verifica scientifica rigorosa, per esempio, del fatto, che ne so, faccio un esempio ovvio, visto che c'è Michele, del fatto che le staminali non sono immunodepressive, e quindi non possono essere utilizzate, come è stato proposto, come infusioni per contrastare la tempesta citochimica nel Covid. Nel frattempo che tu aspetti la verifica scientifica iniettando questa roba nelle persone, tu il danno l'hai già fatto. La scienza non ne riceverà danno, la scienza semplicemente butterà nel cestino questa roba. Ma le persone e le società non possono permettersi le prove, diciamo, che servono a smascherare le frodi. Cioè, il problema è che certe prove sperimentali fanno morti, non possono essere fatte, diciamo, in maniera arbitraria. Allo stesso modo, se tu immagini che noi dobbiamo provare le fesserie della biodinamica, che noi diciamo che le fesserie della biodinamica in campo non sono vere, e le dobbiamo provare magari su scala larga, significa condannare, come è stato fatto, alla fame e alla diseconomia un intero stato dell'India. Perché questo è stato fatto. Se noi dobbiamo mettere alla prova le fesserie di Vandana Shiva, significa affamare la popolazione nel frattempo che proviamo che sono fesserie. E il grosso punto di svolta qual è in questo? Che per fortuna noi non abbiamo bisogno di provare sperimentalmente qualunque cosa come vera o falsa. A noi basta di provare se una cosa è stata enunciata e dimostrata seguendo il metodo scientifico. Cioè, vale a dire, quello che io sto sostenendo è una palese fesseria anche dal punto di vista della pura costruzione metodologica, neanche dei dati sperimentali. Sì, e allora io non ti do neanche il diritto di andare a fare esperimento sulle persone, sui campi o sull'economia, perché io non ti faccio produrre un danno se tu sei non al di fuori delle teorie consolidate, ma al di fuori del metodo che serve a provare le teorie, che è una cosa tutta scientifica, tutta diversa. La scienza non difende le teorie, la scienza difende il metodo, la scienza è solo un metodo. Tutta la nostra conoscenza scientifica sarà falsa tra 2 secoli, quasi tutta. Io sono d'accordissimo con quello che dice Enrico ed è una cosa che continuo a dire spesso e volentieri agli enti regolatori. Faccio un esempio specifico su quello che stava dicendo Enrico. Che tu mi coltivi la cellula X in condizioni GMP, tutte controllate, con tutti i protocolli, eccetera, eccetera, per fargli fare quello che la cellula non sa fare, lo sai già da prima che non lo sa fare, perché una staminale dell'occhio, del mio occhio, io faccio, non riesce mai a fare un neurone. Quindi, se io propongo una sperimentazione per usare le mie cellule dell'occhio per curare il Parkinson, anche se io lo faccio con tutti i crismi delle GMP, è razionalmente una idiozia. È questo che manca spesso agli enti regolatori che non vanno
che vanno a controllare che tu faccia tutte le cose secondo i tic delle normative, ma dovrebbero mettere, soprattutto per queste terapie più innovative, un occhio un pochino più forte sui razionali che ti hanno portato a proporre quel tipo di sperimentazione. Perché ha ragione Enrico, finché tu fai il tuo giochetto in laboratorio o con le cellule, eccetera, poi tanto la verità uscirà sempre fuori, perché esce sempre fuori, è una cosa che mette il mio maestro, alla fine la verità sulle cose esce fuori. Ma nel frattempo però hai danneggiato delle persone che sono andate in una sperimentazione che non ha senso. Quindi questo è un punto importante che non viene spesso considerato. Sì, era semplicemente però per focalizzarsi sulla soluzione, quindi anche perché nell'esempio e magari anche, come dire, gli eroi positivi che, come li ho definiti io, che emergono nel libro. Quindi oggi anche la tecnologia e anche la rete è come dire, da una parte il problema e dall'altra anche una possibile soluzione. Quindi non so se vuoi fare degli esempi specifici, credo che siano, come dire, emblematici e almeno a me hanno attirato molto l'attenzione, quindi una delle le soluzioni che sono state messe in campo con nomi e cognomi. Sì, esistono una serie di persone, una comunità che per il momento a mio giudizio è ancora troppo piccola, ma che è crescente, che è una comunità di persone che hanno la fortuna di non dipendere nel loro stipendio dalla carriera accademica, se no mai potrebbero fare questo mestiere, perché gli accademici sono in un meccanismo in cui devono produrre il risultato positivo, non l'invalidazione del risultato di un altro che non serve a fare carriera. E queste persone sono state, diciamo, se le vogliamo chiamare con un nome simpatico, Sylvie Coyot, che è una giornalista della Repubblica, le ha chiamati netta scienza, cioè sono persone che di mestiere fanno altro, ma avendo una formazione appunto al metodo scientifico e al numero, pur non essendo esperti, diciamo, di ogni specifica materia, semplicemente applicando in maniera rigorosa l'analisi dei dati, che invece è sempre la stessa, perché una deviazione standard, una media, una mediana, una TD student, sono gli stessi dalla fisica quantistica fino alla biomedicina. E quindi io, se faccio i conti e fare 2 più 2 vale sia in medicina che vale in fisica teorica, queste persone passano molto tempo, spendono molto tempo ad analizzare, diciamo, principalmente lavori che potrebbero avere un impatto pubblico, cioè quelli che attirano l'attenzione, che magari sono anche molto reclamizzati dai giornali, e rendono immediatamente noti, soprattutto online, quindi con una velocità che prima non era possibile, quello che loro pensano possano essere dei problemi. Il risultato netto che noi stiamo avendo è che l'annullamento e soprattutto l'identificazione di frodi anche clamorose è diventato, se uno va a vedere le statistiche degli ultimi 20 anni, ogni anno un terzo più veloce in tempo medio rispetto all'anno precedente. Quindi diciamo, questo processo in cui, tra virgolette, un pubblico esterno alla scientifico ma esterno alla comunità accademica propriamente detta, oppure fatto per esempio di accademici che sono alla fine della carriera, quindi hanno molto tempo da dedicare a queste cose, questo sta producendo effetti benefici correttivi. La parte che manca è che tu non puoi inseguire, cioè questo scatena una sorta di guerra agli armamenti tra frodatori e poliziotti, diciamo, delle frodi, per cui per esempio i sistemi che io ho messo a punto io stesso nel 2009-2010, adesso esistono software che sono in grado di contraffare i dati in modo che quei software che avevo trovato io non funzionano più. Vi faccio un altro esempio. Voi sapete che, diciamo, esistono diffusamente i software antiplagio che sfruttano il fatto che, diciamo, si ha accesso alla rete, quindi possono, tutti gli articoli scientifici sono in rete, quindi questi software accedono a questi database di rete e paragonano ogni nuovo articolo scientifico con tutto ciò che è pubblicato per vedere se ci sono dei plagi. Benissimo, adesso esistono dei software, ne ho comprato uno la settimana scorsa, che sono in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale per parafrasare i testi. Cioè voi gli date un testo e quelli vi cambiano completamente le parole in modo che un software antiplagio non riconosce più il testo originale da cui è stato preso. Questa è una continua corsa agli armamenti che deve esserci, cioè rispetto alla situazione di 15 anni fa
Ora esiste, diciamo così, una polizia scientifica ancora un po' troppo volontaria, ma almeno esiste e comunque produce dei risultati. Il punto però fondamentale è che invece su cui stiamo peggiorando, non stiamo migliorando, è l'educazione degli scienziati a che cosa sia la scienza, non solo a trovare il bello come i collezionisti di francobolli su quante pipettate fanno in laboratorio per ottenere. Diciamo per cercare, perché c'è l'idea che il ricercatore cerca, cioè l'idea sbagliata che si è diffusa ormai abbondantemente è che il ricercatore sia quello che cerca. Il ricercatore cerca domande, non cerca risposte. Cioè la cosa da cui parte la scienza è una domanda ben formulata. Formulare una domanda in termini scientifici, cioè in termini che siano risolvibili con degli esperimenti chiari, è la cosa più difficile di tutte. Invece che cosa si fa? Invece si va a sperimentare a caso sperando che i dati ci parlino e ci dicono qualcosa, ma i dati parlano solo ai nostri preconcetti, non parlano, non ci dicono da soli come stanno le cose. Combattere questo è la frontiera per evitare la frode scientifica, che nasce anche dalla frustrazione di non ottenere risultati, nasce da tantissime radici che adesso non abbiamo tempo di investigare. Ma il punto principale è rieducare le persone, a partire dai ricercatori, al fatto che la scienza è un metodo, cioè quello a cui tu ti stai allenando tutta la vita è applicare sempre ed esattamente una costruzione razionale per formulare teorie e poi cercare la bellezza della scienza. Sta nel fatto che io ho trovato un modo di mettere alla prova le mie idee. Sperimentale, quella è la parte bella, non la risposta che esce. La risposta che esce alla fine, se io ho trovato un modo bello, la risposta che esce alla fine è sempre bella. Comunque, se il modo che io ho trovato è bello, cioè se l'esperimento è informativo. La parte è quella di Sherlock Holmes, quella che conta, cioè quella di crearsi una domanda e inventarsi un modo in cui possiamo interrogare il mondo per ottenere una risposta tentativa a questa domanda. Questa è la parte a cui tutti gli scienziati di qualunque settore dovrebbero essere educati. Invece, noi li educhiamo ai metodi per rispondere alle domande che qualcun altro pone, magari il capo di laboratorio. Non a trovare le domande, ma a cercare risposte con le tecnologie state of mind. Cioè, questi pensano che fare scienza sia utilizzare le tecnologie più avanzate per trovare le risposte. Questa non è scienza, questa è una parte di scienza che presto sarà fatta dai robot. Non ci sarà più bisogno di chi sta a pipettare in laboratorio per fare screening. Già in parte è così. Esistono già settori della scienza dove ormai si usano approcci di forza bruta. Di scienza lì non c'è più niente. C'è un'esplorazione sistematica che non serve più. Non è quello il pensiero scientifico. Se noi vogliamo combattere la frode, la prima cosa che dobbiamo fare è ritrovare l'amore per la scienza, e questo non si può trovare se tu non insegni alla gente che cos'è la scienza. La scienza nasce qua, non nelle pipette o nei dati o nelle osservazioni sperimentali. È una grandissima fesseria quella che si è messa nella testa delle persone che sperimentare porti alla scienza. Ebbene, esattamente il contrario, proprio esattamente l'opposto. Questo si è perso. Si è perso già da prima che io facessi l'università. Quando io ho cominciato la mia università, questa cosa era già persa. Si è persa nel mio settore, cioè nella biochimica, si è persa negli anni 60, 70, in cui è ancora diffusa questa cosa. Il che significa alla fine che la soluzione a questo problema è la formazione. Noi dobbiamo ritornare alla formazione e ad una formazione molto selettiva su questo aspetto. Cioè la selezione non deve essere sulle pubblicazioni e sui risultati. Non è quella la selezione che interessa. La selezione deve essere sulla testa delle persone che tu hai, non su quello. E la testa può essere messa alla prova su problemi di sé, su qualunque cosa. Non mi interessa quale pubblicazione hai fatto, mi interessa come pensi per sapere se sei uno scienziato. È chiaro che per fare questo, che è giusto, ci deve essere un cambio completamente culturale. Io sono d'accordo. Lo dico spesso anche ai miei ragazzi che pensano che mettere la roba sequenziale sia scienza. No, no, no. Esattamente quello che stava dicendo lui. È una rivoluzione alla base, una rivoluzione
culturale che deve però cambiare quei motivi che tu dicevi nel libro, il famoso publish or perish, certo. Il fatto che tu devi avere tot numero di pubblicazioni, non ha importanza che cosa dici, importanti quanti like c'hai, questo deve cambiare. Deve cambiare pure quello, se no diventa difficile cambiare anche la formazione e la mentalità. Ciò detto però, poi, per vedere anche alla domanda poi di Giorgio, nel caso specifico delle manipolazioni dei dati, ci sono dei mezzi per poterlo fare, no? Nel senso che molte riviste adesso si stanno già dotando di strumenti che vedono se tu hai manipolato un'immagine, se tu hai manipolato un gel di detto Fresi. Quindi se tu riesci a catturare questa manipolazione prima della pubblicazione, levi la motivazione alla manipolazione. Ultimamente le riviste cercano di avere i raw data, i dati crudi. Hanno dei software che ti vedono se tu hai appunto alterato i tuoi gel o le tue immunofluorescenze, eccetera. Ci vorrebbe anche, secondo me, nell'ambito dei reviewers, oltre ai reviewer specifici del campo, che ne so, io mando un lavoro sulle staminali della pelle, ci sarà l'esperto di staminali della pelle, anche una qualche forma di esperto che sia capace, che ne so, anche una figura come Enrico, cioè che sia capace di analizzare la validità dei dati, non per quello che dicono, ma per come sono fatti, per come sono costruiti, per come sono analizzati. Quindi in questo modo si eviterebbe che molte di queste manipolazioni arrivino alla pubblicazione, che adesso tra l'altro è facilitata anche da questi preprint che vengono spesso presi come pubblicazione. D'altra parte, vi dico una cosa divertente, non si deve neanche esagerare, perché stavo seguendo quello che stava dicendo Enrico sul plagio. Ecco, questa è una cosa che fa ridere, ma ve lo dico che è vera. Io sto diventando matto. Perché se io scrivo 30 lavori e uso sempre delle colture di quello che faccio io, i metodi che uso per fare quelle colture sono quelli. Mi arriva dalla rivista il fatto che io ho plagiato me stesso. Cioè, ragazzi, io posso dire che il tavolo è blu, oppure posso dire blu è il tavolo. Tavolo blu è, ma non posso andare oltre questo. E i miei metodi di cottura sono quelli. Ecco, lì è l'esagerazione del controllo. Che poi ho scoperto oggi, perché ho appena scoperto da Enrico, che hanno inventato i software per parafrasare. È divertentissimo. Quindi lì si va anche verso l'esagerazione. Certo, infatti anche lì, come al solito, non si conosce quello che si fa, perché la gente pensa di mettere un testo dentro un software e che il software dica se il testo è plagiato o no, dimenticandosi che, voglio dire, se però evidenzio per esempio i riferimenti bibliografici, quelli li conta come conservati, o se evidenzio le parti del metodo e li conta come conservati, ovviamente quelli non contano ai fini del plagio, ma la gente vuole la risposta black box senza metterci la testa. Questo è l'altro punto cruciale, cioè ormai si pretende di voler fare scienza come si fa il muratore con la cazzola, cioè senza, con tutto il rispetto per i muratori, cioè senza usare la testa, ma con una sorta di routine ripetitiva in cui l'importante è accumulare dati. Dati. Io penso di non esagerare se ci riferissimo ai dati che sono pubblicati sulla biologia molecolare dell'essere umano, credo che non esista un corpus scientifico più popolato di questo. Cioè, parliamo di miliardi, di miliardi, di miliardi di informazioni, di cui il 90% è sostanzialmente o inutile o ridondante. Questa è la verità. Cioè, c'è un continuo, come posso dire, non perché non siano nuovi, attenzione, non perché siano dei dati già precedentemente fatti, ma perché semplicemente sono dei dati inutili, cioè dei dati raccolti e su cui poi si fa una statistica, si fa un'osservazione, e sono i dati della collezione di francobolli. Possono avere un valore estetico al massimo, ma dal punto di vista scientifico non sono nulla. E questo è l'altro grosso problema che noi abbiamo, cioè il fatto che
alla fine, per arrivare a una pubblicazione scientifica del mio settore, quasi sempre basta un dato. Non c'è bisogno di, diciamo, di una domanda a cui si è data una risposta. Basta una raccolta di dati. Lo vedete, Giorgio, per esempio, il campo, dice, degli OGM è avvelenato completamente da queste raccolte di dati ai fini di correlazioni, in cui si raccolgono i dati, che ne so, sui gelati e si mettono in correlazione con i campi di OGM e si stabilisce che gli OGM fanno male all'industria del gelato. Non sto scherzando, cioè esistono dati di questo tenore pubblicati da riviste scientifiche, cioè continue, enormi collezioni pubblicate e messe lì come se fossero scienza. In realtà quelle sono esercizi sterili, sono robe e variazioni sul tema. Io vengo da un gruppo di chimici, io ho dovuto combattere con i miei, con quelli che allora erano i miei ricercatori, quelli che poi ho portato io alla fine a diventare ricercatori, perché questi, diciamo, andavano, tentavano reazioni chimiche. E se la reazione chimica venisse, cioè senza una teoria, senza nulla di preordinato dietro, e se la reazione chimica veniva, poi la volevano pubblicare, e la pubblicano, lo fanno. E finché ci sono stato io, questi poveretti hanno pubblicato meno degli altri. Hanno patito dal fatto che ero io a dover dirigere il gruppo, perché ormai la corsa è quella, cioè la corsa è a riempire carta, non è più a fare scienza, è a riempire carta per i concorsi. Neanche per i finanziamenti, brutalmente per i concorsi e gli avanzamenti di carriera. Visto che abbiamo parlato della parte positiva e che ci stiamo avvicinando come dire, al termine della serata, invece sono citati anche i casi che sono nel libro, che non sono citati nel libro, cioè le due o tre maggiori frodi come dire, che possono essere spiegate, che hanno, sono state quelle che secondo voi, quindi mi riferisco sia all'autore che al professor De Luca, sono state più dannose da una parte e quelle che in qualche modo erano, per chi era del campo, abbastanza prevedibili che lo fossero, ma che hanno come dire, goduto spesso come dire, della comunicazione. Del pompaggio comunicativo, passatemi queste espressioni. Quindi quella più famosa e pericolosa è quella più famosa che si vedeva già per un occhio attento che cioè, lo era in maniera abbastanza evidente, ma ha goduto appunto di. Guarda, le prime due che mi vengono in mente a me nel mio campo, nel secondo campo, è stata quella appunto delle mesenchimali, perché tutti i biologi dello sviluppo, tutti quelli che facevano biologia dello sviluppo, gli embriologi, eccetera, solo a quel concetto di una cellula somatica che avesse la plasticità di fare neuroni, fegato, rene, cuore, polmoni, ridevano. Quindi già c'era questo presupposto iniziale. Quella che secondo me è stata, dal mio punto di vista, forse sarà il periodo, sarà il SARS-CoV-2, sarà la Covid, non lo so. Quella che secondo me è stata tra le più, poi magari Enrico ha delle diverse, ma è stata veramente pericolosa, secondo me è stata quella dei vaccini. Cioè quella che ha messo in discussione, perché si è partito dal morbillo, ma si mette in discussione il vaccino, che è quello che ha sostanzialmente eliminato una stragrande maggioranza di malattie virali, infettive, di morti, di bambini, eccetera, eccetera. Lì è stata questa cosa della messa in discussione della sicurezza dei vaccini, e quindi parlo del lavoro evidentemente capostipite di Wakefield, secondo me è stata veramente pericolosa. Tu Continua a che dici? essere pericoloso. Il pericolo continua, nel senso che quel lavoro che continua a essere utilizzato, e peraltro quello è un altro dei casi in cui Lancet, fino all'ultimo, l'attuale editor in chief di Lancet, ha difeso quel lavoro. C'è stato costretto, dopo 10 anni di battaglia, Orton a ritrattare quel lavoro, perché lui scrisse lettere in difesa di quel lavoro di Wakefield, certamente, anche perché lo conosceva personalmente. Quindi, diciamo, quello è un esempio in cui la comunità scientifica si è comportata male, non solo dal punto di vista dell'autore, ma dal punto di vista proprio diciamo, dei suoi massimi esponenti e rappresentanti. Io penso che una delle più importanti e persistenti e dannose
frodi scientifiche sia proprio quella degli OGM, cioè nel senso una degli oscurantismi scientifici più gravi per le conseguenze che avrà e che già sta avendo sulla nostra possibilità di fronteggiare un'enorme quantità di problemi nell'alimentare le persone, ma non solo nell'alimentare le persone, è esattamente il rifiuto degli OGM, che comporta naturalmente anche poi l'avvelenamento chimico dell'ambiente, perché poi le colture vanno in qualche modo sostenute. E quindi questa patacca che ci è stata rifilata e che continua a essere inestricabilmente connessa all'ambientalismo, purtroppo, paradossalmente va contro il nostro interesse ambientale. Cioè, uno dei danni maggiori che fa, diciamo, questa opposizione bieca agli OGM è esattamente quella di danneggiare l'ambiente in maniera molto grave, oltre che poi di affamare le persone e di renderle diciamo, schiave di, diciamo, di sistemi non proprio ottimali per lavorare nei campi. E la cosa è che, oltretutto, questa patacca non solo è rimasta ristretta, diciamo, al suo ambito, cioè quello dell'agricoltura o anche della zootecnia, ma il problema è che ha infettato la visione della scienza, cioè ha minato altrettanto, in maniera altrettanto forte, la visione scientifica, diciamo, della realtà, quanto l'antivaccinismo, e continua a essere persistentemente e anzi molto più perniciosamente, perché questa è una malattia che ha toccato i politici, si è infilata fino al livello delle nostre massime istituzioni europee e continua a fare danno. Diciamo, noi ce ne accorgiamo di meno proprio esattamente perché è più pericolosa, perché la tolleriamo di più. Cioè, paradossalmente, è proprio il fatto che ci vengono subito in mente gli antivaccinisti e i terrapiattisti e non ci vengono in mente, diciamo, coloro che si oppongono agli OGM, è la dimostrazione di quanto sia pericolosa questa balla e quanti danni sta facendo questa balla. Voi pensate dove noi oggi potremmo essere se 20 anni fa si fosse andati avanti come si stava avanti. Io solo questo dico, cioè che oggi i vaccini li avremo nelle piante, e ci sono delle aziende che ci stanno provando anche per il Covid, solo per fare un piccolo esempio di quello che si potrebbe fare. Il consumo di carne sarebbe ridotto, la quantità di terra consumata per l'agricoltura sarebbe ridotta, il danno ambientale da pesticidi e da fertilizzanti sarebbe ridotto, la desertificazione sarebbe ridotta, e così via. Potrei andare all'infinito sui danni che questa cosa continua ancora oggi a creare. Ecco, l'enorme quantità di frode scientifica e non scientifica, perché qui invece poi c'è anche la frode finanziaria in questo settore, secondo me ha pochi eguali, diciamo. Questo perché hai detto una cosa assolutamente vera, perché è l'unico ambito in cui una frode scientifica è assolutamente accettata in maniera trasversale da tutto il mondo politico, nel senso che io non ho mai sentito un politico di rilievo nazionale prendere posizione a favore degli OGM, perché probabilmente è questo mostro creato anche dal punto di vista comunicativo, per cui insomma è qualcosa di inaccettabile, no? Secondo peraltro quello che è stato sottolineato più volte anche nel corso della serata, del mito della natura, il mito del paradiso terrestre, della bontà aprioristica della natura, e introducendo anche qui, appunto, è parte, probabilmente le due cose sono collegate, come la scienza negativa perché produce questi mostri, no? Invece la frode scientifica più, ripeto, evidente a chi, ai competenti, mi si passi l'espressione, che però è passata per un, come dire, un pompaggio comunicativo, a parere tuo, quale, cioè lui ha parlato, il professor De Luca ha parlato appunto quello delle cellule staminali onnipotenti in qualche modo. Ce n'è una che ti viene in mente? La comunicazione, cioè quel dove la comunicazione ha giocato un ruolo più clamoroso. Uno scienziato, come dire, mediamente competente si è accorto subito che quella sarebbe stata, era una bufala, una frode scientifica. Beh, allora, diciamo, ti direi quella in cui non uno scienziato, ma un bambino delle elementari mediamente competente capisce che è magia, cioè il corno di vacca che, diciamo, che canalizza le energie astrali e che viene pompato sistematicamente anche da Repubblica,
pubblica e dagli altri media, non ci vuole la scienza per capire che quella... E che anche spiegarla perché a me è ignota, perché almeno chiudiamo con... È la biodinamica, no? Dove bruci pelli di topo nei campi per disinfestare dai topi, o dove seppellisci la camomilla in certi preparati per fertilizzare un intero campo a quantità omeopatiche, o dove ti inventi diciamo congiunzioni astrali favorevoli a certe pratiche astronomiche, e non solo, ma quando poi io te lo faccio osservare dici sì, ma quelli sono come dire, dei modi per avvicinare le persone a una spiritualità maggiore, tranne poi a farci un sacco di soldi con una multinazionale che si chiama Demeter, che vende questa roba e che fa questo. Cioè, quella è proprio, è come se diciamo, noi avessimo improvvisamente deciso che nei ristoranti per decidere di cosa cucinare si usa l'oroscopo. È la stessa identica cosa, non c'è differenza. Guarda, Lorenzo, se voi queste cose qui esplorate bene, no? E in tutte le loro sfaccettature, in maniera anche estremamente divertente, ma rigorosissima, fatti fare un seminario da Roberto De Fez. Certo, certo. Guarda, di queste robe qui che vanno da questa biodinamica a tutto quello che... Te ne dice e te ne fa vedere con le cazzate scientifiche una marea, in maniera anche divertente. Roberto, ricordatelo. Sì, dai, diciamo che avevo tentato anni fa, quando appunto abbiamo parlato di OGM, di avvicinare anche lui, non ci ho ancora riuscito, ma è uno dei prossimi obiettivi. Nel frattempo, insomma, andremo... Se vuoi gli faccio un'offerta che non si può rifiutare. Perfetto. Perché credo che, insomma, smontarla anche con l'arte del sorriso e quindi come dire, smontare con l'ironia la pseudoscienza, che è uno dei libri, l'ultimo libro, Gli eroi della pseudoscienza, che di Gilberto Corbellini, è fondamentale, perché spesso il riso distrugge di più che gli argomenti, no? Quindi, come dire, noi proseguiremo nel nostro percorso di approfondimento, e poi, prima di arrivare al saluto degli ospiti, do già appuntamento a chi è, come dire, legato a questi aspetti, perché il 20 maggio presenteremo la nuova edizione del libro di Alberto Mantovani, Immunità e Vaccini, insieme a Armando Massarenti e a Gilberto Corbellini, quindi questo sarà un altro evento a cui teniamo molto, anche perché l'autore non è propriamente facile da intercettare, e quindi credo che sia importante proseguire nel nostro viaggio. Nel frattempo, settimana prossima, per quanto riguarda le riflessioni in comune, quindi l'approfondimento, potete vedere in sovraimpressione, cambieremo argomento, ma è un altro tema particolarmente interessante: l'economia della memoria, conoscenza, intelligenza, valore tra uomo e macchina. L'autrice è Paola Liberace, un'autrice, formatrice, giornalista e manager d'azienda, insieme a Emanuela Girardi e Massimo Chiriatti, tecnologo, come si definisce. Quindi affronteremo anche questo argomento da un altro punto di vista. Insomma, credo che questa sera ce ne sia stata abbastanza, al netto dei Peana, che sono sempre benvenuti nei confronti di Fidenato da parte di Rivo Crotonesi, che salutiamo, meno male che Giorgio c'è. Manca la musichetta, ma credo che siamo tutti d'accordo per chi conosce Giorgio Fidenato, e quindi ringrazio Giorgio per aver voluto partecipare con una domanda e per esserci stato. Il professor De Luca, credo e spero di riuscire a intercettare nuovamente, e sicuramente l'autore che verrà, l'espressione me la consentirà, stalkerizzato nei prossimi mesi per tornare in qualche modo a Lodi, magari, chi può dirlo, in presenza, perché prima o poi torneremo finalmente a organizzare, a incontrarci, a poterci scambiare i saluti, pacche sulle spalle, stringere le mani, e perché no, una sana abitudine che avevamo, a farci una birra alla fine della serata e parlare, come dire, in maniera più informale di quanto si possa fare in un'occasione come questa. Quindi grazie davvero a tutti, e buonanotte, e che ci vuole a settimana prossima. Grazie, ciao.